cosa che colpisce sono veramente le espressioni e lo sguardo di questi ragazzi. E noi lavoriamo tanto con i sogni dei ragazzi e speriamo spesso anche di realizzarli e di concretizzare le loro cose. Le foto in bianco e nero dei volti dei ragazzi e quelle a colori sulle mascherine dei loro sogni e di quello che gli è mancato di più a causa della pandemia è il centro diurno Arca di Monte San Savino a portare attraverso questa mostra un messaggio forte e chiaro da parte dei ragazzi diversamente abili che frequentano il centro. Questi sono venuti fuori questi 7 scatti che sono stati ritoccati da Federica Malentacchi, che è una nostra amica nonché bravissima fotografa, e quindi abbiamo realizzato queste immagini con il contributo economico indispensabile del Comune di Monte San Savino e dell'assessorato alle pari opportunità che ci ha appunto aiutato in questa realizzazione. Abbiamo letto polemiche infinite sull'uso delle mascherine, molte persone si sentivano in qualche modo a disagio, obbligate, sottoposte tipo a delle torture. Abbiamo fatto parlare a chi le mascherine non le può indossare, perché ragazzi disabili quindi possono essere esonerati dall'indossare appunto le mascherine. Abbiamo fatto parlare attraverso le immagini cos'è stata per loro questa pandemia e cosa vorrebbero tornare a fare. Noi ci siamo, ci dicono con queste immagini che si trovano sotto il loggiato di fronte al comune di Monte San Savino. Ci vogliamo essere sempre di più, con le nostre esigenze, i nostri bisogni, ma soprattutto i nostri desideri e i nostri sogni, oltre la pandemia. Ci tengo molto, in particolar modo tutto il nostro staff, a parlare attraverso le immagini, perché molto spesso si ha quasi paura, no? in questo periodo anche con la privacy, eccetera, comunque a divulgare delle immagini, e invece secondo me i ragazzi come i nostri e come quelli dei centri diurni vanno visti, vanno guardati, perché appunto c'è bisogno di abituarsi, tra virgolette, anche alla loro presenza nella realtà, nel quotidiano, e al fatto che comunque sono ragazzi speciali e che hanno tutto il diritto di fare quello che fanno gli altri, quindi una normalità assolutamente indispensabile per loro.